Lasciami stare. Adesso! Ah, guarda chi c'è! Adesso. Ciao Alberico, come stai? Stai bene? No. Mi fa piacere. No, volevo dire, mi dispiace, scusa. Che c'hai? Ma no, niente. È il solito radiamatore che gli fa dispetti. Ancora? Io vado in cucina a piare la pasta. Ecco, bravo. Fai l'uomo de casa ogni tanto. Alberico sta attraversando un brutto momento. Chi lo dice? Gli hanno trovato la pressione alta. Poverino. Il dottore dice che si deve mettere a dieta. E sarebbe ora. Lui avrebbe bisogno di un forte impegno politico. Ma che c'entra? Una serie di digiuni di protesta, il sistema migliore. Ma no. Il dottore dice che l'essenziale è di mettersi a tavola senza troppa fame. Mm. Fare in modo, insomma, di guastarsi l'appetito. E la pasta? Ma sono mangiata io per guastarmi l'appetito. Tanto a me non mannava. A me sì, però. Te la rifaccio. Così capisci, io mi siedo a tavola senza troppa fame. Mi basta una bistecca, io sto a dieta. Ho capito. Ho capito, bella dieta, vedrai come dimagrisce tuo fratello. Una faticaccia. Sta a bistecca. Che adesso se mangiamo era in un quarto di manzo. Io me la so incollata al mattatoio e c'è uscita sta Fiorenza. È la trasformazione delle cose. Il vitellino mangia l'erba, poi se fa grande, arrivo io e ci faccio le bistecche per me, mia sorella e mio cognato. Ti è. Magna. Magna, che roba buona. M'hai preso per Pluto? Attenzione cittadini, donne...